Palazzo Forte a Sabbioneta ha ospitato la prima edizione della giornata dell'impegno, un momento per la consegna delle borse di studio agli studenti che hanno terminato la terza media a Sabbioneta con voti superiori al 9 di media. Il saluto del sindaco Marco Pasquali, influenzato e assente giustificato, è stato letto dai presenti con l'iniziativa che ha ricevuto l'appoggio del Rotary e del Rotaract di riferimento legati ai territori di Casalmaggiore, Viadana e Sabbioneta. Sia come presidente Rotary Club Casalmaggiore Viadana Sabbioneta che personalmente sono molto felice di essere qui oggi alla prima edizione della giornata dell'impegno di Sabbioneta e mi auguro che possa ripetersi anche negli anni futuri, perché l'impegno e la responsabilità sono valori che noi rotariani cui teniamo molto e proprio per questo motivo abbiamo aderito a questo progetto. E anche perché i giovani sono il nostro futuro. Quindi in bocca al lupo a tutti questi ragazzi perché possono continuare in questo cammino. Noi rotaractiani siamo sensibili a questo tema perché consideriamo che da esso dipenda il futuro, ancor prima che il presente della nostra società. Quindi ben vengano esempi di impegno e di cittadinanza attiva come quelli che quest'oggi andremo a premiare. A Viadana, peraltro, la giornata dell'impegno era stata istituita nel dicembre 2002 col preside dell'epoca della Media Palazzi, Vittoriano Razzini, che oggi fa parte dell'amministrazione sabbionetana. Una borsa di studio intitolata alla memoria di Luigi Rinetti, direttore didattico dell'allora Scuola Media Unificata. Qui cominciamo quest'anno e speriamo di proseguire sempre con l'aiuto del Rotary in futuro anche negli anni seguenti. Sono tutti ragazzi che hanno frequentato le classi terze dell'anno scorso nella scuola secondaria di primo grado Achille De Giovanni, qui a Sabbioneta, e adesso sono iscritti anche nelle scuole superiori. È un'occasione anche per questi ragazzi per dare dei consigli ai ragazzi di terza che stanno uscendo. Infatti, l'intervento che porteranno è anche sull'esperienza che hanno già maturato.